Mariamo Brici che voleva fare un saluto, anche perché all'interno della Camera Penale Militare anche lì è stato creato un collegio elettori, e quindi credo che abbia... Saveria, ci senti? Ci senti perfettamente. Ecco, vai Saveria. Allora, un saluto lo faccio dicendo che il libro di Giacomo è molto più pericoloso di quanto possa sembrare. Lo dico nella maniera più bella della parola, perché con ironia, sarcasmo, eccetera, mette dentro invece una vena molto sana politica, politica sociale e politica forense. È un libro pungente, non è assolutamente un libro in cui possiamo dire è un libro umoristico, assolutamente, ha quella vena, e come sempre Giacomo è un personaggio di una grande intelligenza, e quindi in questo libro ha saputo veramente coprire diciamo una polemica attenta, sottilissima, contro ogni potere. E questo è stato interessantissimo, è quello che mi ha portato sino alla fine poi del racconto. Però posso fare un appunto a Giacomo: non pensavo che come tutte le favole poi si termina con il matrimonio. Questo invece non me l'aspettavo, perché è sempre stata una salita, ogni diciamo capitolo il matrimonio forse è quella chiusura delle belle favole, perché volevi bilanciare poi quello che era stato molto pungente e distogliere poi alla fine il pensiero del lettore su quello che invece dice il tuo libro. Però ti sei salvato con una frase che racchiude poi tutto il sistema, perché mi è piaciuta molto una frase quando tu dici ed essendo arte e non scienza non si potrà ripetere la sequenza, e al numero 4 tu dici: nella parola legalità è contenuta la parola lealtà. Lealtà vuol dire osservare la legge anche se nessuno ti guarda e nessuno ti punisce. Quindi penso che sia il nucleo del tuo libro, e quindi saluto veramente tutti quanti. Nelle votazioni siate intelligenti. Grazie Saveria. Grazie.